Le problematiche legate alle palazzine Ater di Teramo in via Giovanni XXIII, via Damoli, via Balzarini sono state al centro dell'ultima seduta della Commissione regionale di vigilanza. La situazione che vivono decine di famiglie teramane tra criticità strutturali degli alloggi, carenze di servizi e utenze sose è stata esaminata dall'organismo regionale che ha ascoltato resoconti e testimonianze di inquilini e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Sì, una commissione di vigilanza richiesta dal Movimento 5 Stelle è stato il motivo per affrontare le problematiche ataviche che ovviamente continuano ad imperversare sia su via Damoli, via Balzarini, via Giovanni XXIII. È stato un confronto molto, diciamo, costruttivo. Anche il centrodestra, il Massimo Verrecchia, il capogruppo di Fratelli d'Italia, ha ritenuto giusto evidenziare la necessità di risolvere urgentemente il problema, perché non si può più continuare a tenere delle persone su via Balzarini, anche con l'arrivo della stagione invernale, all'interno delle abitazioni senza che ci sia riscaldamento, senza che funzionino gli ascensori, con persone che ovviamente socialmente hanno difficoltà anche di tipo motorie. Su via Adamoli il problema è ancora, diciamo, più stringente, perché i lavori eseguiti che non consentono ai vecchi, diciamo, sia proprietari o quantomeno alle persone che avevano in locazione che avevano questi appartamenti in uso, di poter rientrare con i mobili che c'erano prima. Cioè, questa è una cosa che è veramente difficile da spiegarlo all'esterno. Questa vicenda legata agli sgomberi delle case Ater provocati dal sisma si trascina da anni. Le nuove sistemazioni assegnate, come nel caso di via Balzarini e rientri negli alloggi dopo la ricostruzione, come in via Damoli, hanno generato e continuano a generare problemi agli inquilini che da tempo invocano interventi risolutivi. È stata veramente una prima attività. Il presidente Mariani convocherà a breve ulteriori commissioni appunto per approfondire e per verificare se ci sono stati veramente degli errori così macroscopici che potrebbero sembrare a una prima attività fatta. Dall'altra parte, voglio dire, l'importante è risolvere il problema a queste persone. Si poteva risolvere tanto tempo prima, forse un po' di lentezza, un po' diciamo, di mancanza da parte di alcuni enti nel poter mettere in campo delle azioni più forti, sarebbe servito ad evitare sia la commissione di vigilanza che quello che è accaduto ieri.